Fiori Italiano 2002, manifestazione che si svolgerà qui oggi dal 16 al 18 maggio, e lavorerò in occasione della manifestazione assieme allo staff di Zero Baby Nord, che si occuperà della copertura video e foto dell'evento. Vi ringrazio molto per essere venuti, per essere intervenuti a questa conferenza, a questa presentazione della manifestazione che verrà organizzata dall'associazione sportiva in Porto di Mare, che in collaborazione con l'Assemblea delle Saline accoglierà a Chioggia nei giorni, come dicevo, compresi tra 16 e 18 maggio, un'importante flotta proveniente un po' da tutta Italia. È notizia di ieri che sono stati superati il numero dei 50 iscritti, un numero importante, un numero tra virgolette psicologico, che fa di questo italiano miniatura. Già adesso possiamo dire che è già una manifestazione tra virgolette record, perché nelle precedenti edizioni non si era raggiunto un numero così importante di iscritti. Sarà quindi un evento, uno degli eventi più importanti che vengono organizzati in Italia nel corso del 2014 per quanto riguarda eventi bellici. È un evento che vedrà impegnati in acqua barche importanti, barche che hanno già vinto tra l'altro il campionato italiano miniatura, e velisti di fama, velisti molto noti sul panorama nazionale, non solo. Uno di questi è da Chioggia, e dopo avrà modo di intervenire se dice com'è il Zennaro. Prima di iniziare con gli interventi, di far parlare coloro che si stanno dando molto da fare, perché questa manifestazione risulti un successo, una manifestazione importante, è giusto anche sottolineare quelli che sono i partner, perché non esiste una manifestazione di successo senza comunque l'appoggio di partner e di sponsor importanti. In questo caso il Porto di Mare, che come dicevamo ha collaborato attivamente con la Tassa delle Saline, con il Comune di Chioggia che ci sta ospitando in questo momento la sua sala consigliare, ad aver supportato il campionato italiano miniatura, sono i main sponsor Montura, che è una nota madre di abbinamento per quanto riguarda le attività da svolgersi in montagna, poi ci sono anche delle novità interessanti circa questo, e la banca di credito cooperativo di Torre di Sacco. Tra i partner abbiamo GeoSinertech, Italia Yacht, Alilaguna, Nanoprom, VG40, Pavan Group, Prodigi della Terra e altre realtà della città di Chioggia, che sono il Circolo Nautico Chioggia e la Lega Navale Italiana Chioggia, che daranno un appoggio logistico allo svolgimento della manifestazione. Il media partner dell'evento sarà Vela Veneta, qui rappresentato Alessandro Pavanati, che insomma sta diventando un'importante realtà per quanto riguarda il movimento velico del Nord-Est. L'ultima cosa, ma non per questo meno importante, il campionato italiano miniatura si volge anche verso il sociale, attivando una collaborazione con la cooperativa Impronta, che poi avremo il presidente Alessandro Donaggio che ci spiegherà esattamente di cosa si occupa, è tramite il progetto Tutta Chioggia Vela. Io aprirei a questo punto gli interventi dei nostri ospiti, a partire dal padrone di casa, l'assessore dello sport, Narciso Girotto. Intanto grazie per averci accolto in sala consigliare qui in comune. Insomma, un evento come questo, assessore, cosa può portare ad una realtà, ad una città come Chioggia? No, un evento come questo, intanto buongiorno a tutti, un evento come questo è fondamentale per una città come Chioggia. Non dimentichiamo che Chioggia è una città d'acqua, quindi di fronte alla proposta del Porto di Mare di ospitare i campionati italiani non potevamo che dire di sì, accoglierla favorevolmente e cercare di dare tutta la partecipazione possibile. Chioggia è una città che, oltre ad essere una città d'acqua, ha dato tantissimi campioni, abbiamo tantissimi navigatori importanti, partiamo da Angelo Pelle, Franco Corazza, campione del mondo, campione italiano, Antonio Corazza, che è stato il primo chioggiotto a doppiare il Capo Nord, Egidio Donaggio, Egidio Giambonini, Enrico Zenaro più presente, non ha bisogno di presentazioni, Silvia Zenaro, che sarà con molta probabilità, e la città sta facendo uno sforzo su questo, la prima chioggiotta a partecipare alle Olimpiadi, Marco Schiavuta, abbiamo avuto Mauro Tiendo, Fabrizio Grazzo, campione World Cup di Bindi, e Anna Rosa Perini, campionessa italiana di Snipe, assieme a Daniela Berto, quindi abbiamo una tradizione velica importante che confermiamo, abbiamo tanti giovani di valore, quindi pensiamo che iniziative come queste
possano dare visibilità alla città e dare soprattutto anche visibilità e soddisfazione anche ai nostri campioni che ogni giorno si cimentano su questo sport. Uno dei momenti più interessanti per i partecipanti al campionato, il momento in quale avranno modo di toccare con mano la realtà di Chioggia e di ammirare le bellezze, sarà la cena che si svolgerà sabato sera in centro città e sarà offerta da Comune. Sì, sicuramente sabato 17 ci sarà questo momento conviviale presso il centro aeronautico di Chioggia, ma in più ne terremo a disposizione anche per i familiari di chi sta gareggiando delle guide turistiche al sabato mattina, in modo da poter conoscere la nostra città anche a chi accompagna questo tipo di avventure. Riteniamo che manifestazioni sportive di questo tipo possano essere una vetrina importante per il nostro territorio e sicuramente un momento di comunicazione di altissimo livello, quindi attraverso lo sport riusciamo a promuovere anche il territorio. E come dicevamo prima, ringraziamo l'assessore per il suo intervento, come dicevamo in apertura, ad aver portato questa manifestazione in città è l'Associazione Sportiva Diretta Disc al Porto di Mare, che tra l'altro è con sede a Padova, ma svolge la sua attività presso la sede della DAS Marisaline ed è qui a rappresentarla il suo presidente Franco Frizzarini. Tra l'altro il Porto di Mare è l'organizzatore di uno dei campionati invernali più importanti senza dubbio dell'Adriatico, ma anche molto molto famoso a livello nazionale, perché è arrivato alla 38ª edizione, sono 38 anni che viene organizzato il campionato invernale, un'esperienza che servirà sicuramente per condurre nel migliore dei modi questa manifestazione che conta 50 iscritti. Vi aspettavate un successo del genere, hai fatto iscrizioni? No, veramente eravamo più propensi, non so, verso il 40-45, questo numero che abbiamo raggiunto e che è ancora in continuo aumento, ci fa ben sperare per la riuscita della manifestazione. Noi avevamo già organizzato lo scorso anno una Coppa Italia di miniatura e molto probabilmente il nostro modo di operare in legge di mare è stato proficuo, per cui sicuramente è stato un buon esempio. Come dicevi prima, noi quest'anno organizzeremo la 38ª edizione del campionato invernale. Abbiamo sempre un bel numero di imbarcazioni, una delle flotte più grandi dell'Alto Adriatico. Il circolo d'altronde è nato nel 1975, siamo un circolo di Padova, che però giustamente lo sbocco a mare più vicino è Chioggia, dove abbiamo sempre svolto la nostra attività. Tutto questo, devo dirlo, si può fare solo, come hai detto tu, con l'aiuto di altri. E per conto nostro l'aiuto più grande è quello che ci danno i due maggiori, non li chiamo sponsor, ma come li hai chiamati tu, partner, sicuramente la DAS Marisaline per la logistica, una logistica ottima anche per l'immagine che dà, e il Comune di Chioggia per il fattivo supporto che si dà. Questi sono i due principali punti cardini per questa manifestazione. Noi contiamo e speriamo il nostro sport, che a volte è poco visibile perché si parte, si va in mare e poi non si sa più niente fino al ritorno. Le classifiche d'altronde sono anche un po' laboriose perché ogni barca ha un suo rating, si corre a compenso. Comunque noi contiamo che il nostro mare qua non sia mai tradito. Siamo sempre riusciti a fare le nostre manifestazioni, una prova in più, una prova in meno, ma siamo sempre riusciti a portare a casa i risultati. D'altronde l'associazione di classe della Federazione Italiana dei Lari su questo ci conta, e tutte le manifestazioni di una certa importanza che noi richiediamo ce le dà, perché sa come lavoriamo. E appunto parlavamo di sinergie, una delle sinergie più importanti che sia arrivata tra il Porto di Mare e i partner che collaborano con l'evento, tra il Comune di Chioggia e la DAS Marisaline, che è qui rappresentata dal direttore Marco Costolo Bulegin. Diceva ieri sera il presidente Frizzarini, che eravamo a cena quando ci siamo incontrati per preparare questo incontro,
che insomma dove c'è sport c'è vita, è una frase che mi è piaciuta, quindi insomma la mia domanda è, c'è da aspettarsi un potenziamento della vitalità della Dalsina di Saline nei giorni di questo campionato italiano di natura? Buongiorno a tutti intanto, l'evento sicuramente è un evento importante dal punto di vista logistico per noi che ospitiamo manifestazioni sportive da quando esiste il Marina, cioè negli anni 90. Importante perché 50 imbarcazioni sono molte da gestire tutte all'interno dello stesso Marina, le barche dovranno rimanere in acqua per 3-4 giorni, quindi non sarà una cosa semplicissima, ci impegneremo per farlo con tutti i nostri mezzi. Sicuramente io confermo quello che dice il Presidente del Porto di Mare, le manifestazioni sportive in un porto turistico contribuiscono a vitalizzarlo, a iniettare energia positiva all'interno dello yacht club e a rendere un marina un luogo di vita nautica, oltre che di puro ormeggio e servizio di imbarcazione. Quindi sicuramente confermo quello che ha detto il Presidente. Nell'avvicinarci a questa manifestazione, noi metteremo in campo tutte le nostre strutture a partire dai nostri piazzali con le nostre gru che saranno a disposizione dei partecipanti. Noi utilizzeremo due gru mobili per i nostri piazzali per la mobilizzazione da terra ad acqua e per le attrezzature delle imbarcazioni. Il Marina quindi sarà in grado di fornire tutti i servizi tecnici che i regatanti necessiteranno durante le giornate delle gare, ma non solo, sarà anche in grado di offrire ai partecipanti tutti quei servizi di comfort e di ricreazione a terra tipici di manifestazioni come questa. Quindi spazi all'aperto nel verde in cui i regatanti potranno rilassarsi dopo le gare, il nostro bar ristorante e la nostra sala congressi che ospiterà i meeting prima delle gare di ogni giorno. Concludo dicendo che siamo felici, orgogliosi, ospitiamo questa manifestazione con piacere e il nostro porto diciamo, inserisce questa manifestazione all'interno di un calendario di manifestazioni che dovrebbe essere impegnato spesso nel corso dell'anno e speriamo che sia l'inizio magari di una tradizione che si porta avanti. L'utenza di miniatura è un'utenza noi già nota perché effettuiamo un servizio di porto a secco per barche da regata dalle 6 ai 9 metri tutto l'anno. In parte i partecipanti a questa manifestazione sono utenti del porto turistico. E dal direttore della Dalsina di Saline al testimonial della Dalsina di Saline, nonché testimonial dell'evento e anche di Montura, Enrico Zennaro, che oltretutto è il massimo rappresentante del movimento vero che gioco allo spettacolare delle cose. Sei stato il primo ad iscriverti, ma pensi di essere il primo che in classifica alla fine oppure non sarà così facile? Eccoci, buongiorno. Avevo paura proprio di questa domanda perché un po' tutti mi danno come il favorito di questo campionato, ma nello sport non si può mai sapere finché la regata non è conclusa. Sono consapevole che gli avversari che si sono iscritti a questo campionato siano atleti di altissimo valore, quindi vi assicuro che la regata non sarà assolutamente scontata. Il mio team non sarà formato solo dalle altre 4 persone oltre a me che mi marca, ma da un gruppo di persone che mi sta aiutando per partecipare a questo campionato. Voglio ringraziare per questo Bosco Loromina di Chioggia On che è qui presente, perché Chioggia On è il più importante portale di promozioni ed eventi che ci sono nel territorio relativamente allo sport. E anche volevo ringraziare Rina Salvagno che è qui come uno degli sponsor che avrò nella mia barca, che è Banca Mediolanum, che mi supporta anche il campionato oltre a Montura, Technogarden, un ambulatorio di un chirurgo estetico, il dottor Roberto Bucci di Casadei, Renato Bucci di Casadei, scusate, e assieme a Gianni Petroli che anche questo sarà uno dei partner che avrò. Ma parlavamo, hai citato anche tu, negli introdotti facevo riferimento al fatto che sei testimonial uno dei miei sponsor della manifestazione che è Montura, che è specializzata nella produzione dell'abbigliamento di montagna, però qui si va per mare, cioè, io
aiutami a uscire un po' da questo misunderstanding. Montura è un'azienda che produce campi tecnici da montagna, altamente conosciuta tra chi pratica escursioni soprattutto, che lancerà proprio in occasione del campionato delle Alpini Altura la linea Montura Keep Sailing dedicata alla vela. Quindi Montura aveva già tanti campi tecnici che andavano bene sia per la montagna che per la vela e sta studiando solo i capi che mancavano per essere specializzati anche nella vela, e sono sicuro che con la loro linea Slim Fit molto accattivante conquisterà presto il mercato del mondo della vela. Parliamo appunto di un evento, questo campionato di altura destinato a svolgersi in città Chioggia, e sono diverse in realtà cittadine che sono state coinvolte dall'organizzazione a vario titolo, tra queste, a parte della vendita che avremo modo di conoscere successivamente, Geosinaltech, che è una giovanissima società gestita da Riccardo Ravagnan, che è con noi. E Riccardo, parlando ad ampio spettro, di cosa si occupa Geosinaltech? Buongiorno a tutti. Allora, Geosinaltech è nata cercando di abbinare la competenza accademica del team che la compone allo sport della vela, alla passione della vela, e si è cercato di creare un servizio che potesse contribuire ai velisti professionisti per quanto concerne l'analisi strategica di regata. Quindi noi abbiamo fatto delle analisi specifiche per i vari campi di regata, per inquadrare i fenomeni fisici, e le abbiamo abbinate alle analisi meteorologiche standard che si fa per la preparazione strategica. Abbinando questi due tipi di analisi si migliorava la previsione, la capacità di prevedere i fenomeni, e quindi applicata la tattica di regata di migliorarla. Questo è stato possibile tramite Enrico Zennaro, che ci ha permesso di avviare la nostra attività, soprattutto nel mondo della vela professionistica di alto livello. E dopo, da questa partnership con lui, siamo riusciti ad aprire i rami in tutti i settori della vela. Nello specifico, nel corso del campionato di miniatura, come si svolgerà il vostro intervento? Di cosa vi occuperete nello specifico? Sì, allora, per miniatura abbiamo creato intanto un sito internet, tra l'altro in collaborazione con Mela Venta. Abbiamo seguito le varie fasi di convenzioni e i rapporti con i regatanti, insomma, gli iscritti. E poi forniremo dei briefing meteorologici ogni mattina. Saranno abbastanza generici perché non vogliamo essere troppo specifici, perché comunque ogni velista poi dovrà sviluppare con il suo le analisi specifiche. E il primo giorno di regata, che è di mattina, faremo un briefing specifico per i campi di regata. L'obiettivo è quello di mettere un po' tutti allo stesso livello, in tale che non ci sia il velista professionista di Chioggia, che in realtà, essendo esperto locale, ha molte carte in più rispetto agli altri. E abbiamo creato poi in particolare una cosa interessante con Laguna Sud, che è una guida elettronica locale di Chioggia, gratuita tra l'altro per smartphone. Abbiamo creato un servizio di meteo real time ed è molto interessante per i velisti, perché chiunque potrà avere nel proprio telefono una serie di stazioni meteorologiche sparse in tutto lo specchio di acqua, non solo di sottomarino, ma anche a Venezia e anche oltre, e può essere ogni 5 minuti aggiornato sulle condizioni meteorologiche. In più, tramite una partnership con Tecnos di Gianni Perini, abbiamo creato questi dispositivi che si chiamano Geosailing Track, che servono per tracciare le barche nel campo di regata. In questa maniera sarà possibile seguire la regata anche da casa o tramite computer o maxi schermi eventualmente predisposti. Ed è interessante sia dal punto di vista dello spettacolo, ma poi anche dal punto di vista del debriefing, perché ogni regattante potrà rivedere le proprie tracce e capire, in funzione delle caratteristiche meteorologiche e della strategia che hanno sviluppato, se effettivamente poi ha condotto una tattica adeguata. E queste scatolette che adesso viene fatto tutto una, di cosa sono queste? Questa è la versione GPS professionale, perché abbiamo creato due versioni, un'applicazione smartphone e queste scatolette, che in realtà sono moltissime esteticamente. La differenza tra le due è che questi dispositivi sono molto più performanti anche dal punto di vista della risoluzione orizzontale, se sono più performanti. Quindi una di queste scatole verrà data ai partecipanti, e tramite queste voi riuscirete a riportare sul sito internet l'esatta posizione di ogni barca durante le regate. Esatto, sì. La flotta sarà divisa in due, mezza flotta sarà tracciata con questi dispositivi,
dispositivi e mezzo utilizzerà le applicazioni, questo per far vedere anche le differenze tra i due sistemi. E il bello di questa tecnologia di tracking è che è estremamente economica dal punto di vista gestionale e poi ha degli altri punti forti che secondo me mancavano rispetto ai tracking già esistenti, ad esempio il Tactic View che esiste solamente in Copa America, cioè la visualizzazione delle linee, la distanza tra le boe, la distanza tra i partecipanti, tra gli avversari. Ci saranno le telemetrie, quindi ci saranno le velocità, le direzioni di navigazione, la media di questi parametri e importante ancora la sovrapposizione di layer ambientali, quindi delle mappe per il vento, per le correnti, da appunto sovrapporre sulle tracce, quindi anche dal punto di vista poi della tattica si capisce della strategia, anzi poi della tattica si capisce bene qual è la relazione tra la scelta di navigazione e le condizioni. Tra l'altro questo sarà possibile anche con il partnership che stiamo creando adesso con l'ISMA di Venezia, che ci fornirà una serie di mapping specifici per le correnti. Di fianco a te, Alessandro Comanti, di Vela Vita. Abbiamo parlato in introduzione e in apertura di questo nostro incontro. Insomma, in meno di un anno Alessandro hai fatto qualcosa di importante con Vela Veneto, ormai sei molto consultato per quanto riguarda il movimento agonistico del Nord-Est, uno sicuramente uno dei punti di riferimento. Come ti è venuta l'idea di dedicarti al movimento velico della tua zona? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti, sì, l'idea è arrivata circa a settembre dell'anno scorso, ci siamo accorti così consultando un po' di notizie che ci arrivavano dai vari circoli che mancava un vero e proprio punto di riferimento nel quale andare a ritrovare le notizie riguardanti le regate, ma anche in modo un po' più particolare tutto quello che riguarda il mondo del mare in Veneto. Così abbiamo deciso di creare questo portale nel quale appunto noi andiamo a raccogliere tutte le notizie delle regate, degli atleti che ci arrivano sia all'interno della zona del Veneto, ma anche dall'estero. Ad esempio abbiamo seguito nei giorni scorsi Silvia Zannaro nella Coppa del Mondo di Jerez. Silvia comunque è un'atleta del Veneto e quindi Vela Veneto ha deciso di seguire anche lei. Da qui arriva l'idea.